Bene, dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, ecco le tavolate collegate con tutto il cenone, minuto per minuto. Attenzione, attenzione, prendo linea a Torino perché nonna Menta con un pregevole gesto atletico ha saltato l'antipasto e sta già attaccando la bagna calda. A Milano zio Ambrogio è già avanti di 500 calorie sui commensali, ha già mangiato tre quarti della sua porzione a Terralini. A Roma nonno Cesare si è impossessato dell'abbacchio, ha scottadito, lo sta difendendo con le unghie e con la dentiera dagli attacchi degli altri commensali. Attenzione, scusa, Cosenza, domina la tavola, il piccolo Calogero che a pochi minuti dall'inizio del cenone si è già mangiato, pensate, un piatto di cannarruozzi inciputrati, uno di scaffitunni, cumarozze, sta tentando di ingoiare una cocuzza longa. Risultato invariato, la linea azione di rombo da Genova, nonno baby è entrato a gamba tesa sul capponde magro, sedendolo tra il corridoio e la cucina. Sì, all'Ascoli ha finito una teglia di vinci grassi zio Tonino, ma c'è attesa per l'entrata in tavola delle olive alla scolana. Capolavoro di Cannarauazzoli, nonna Concetta si è fatta notare anche per il suo piscisquada, salamorigio, ma soprattutto per il ficato cunchi. Auguri, personalmente senza scritto rivale su cui fai auguri di felice anno nuovo, personalmente senza ripeto, non parlare mai di nessuno, ricordare quello che è il mio motto, tentativi di andare 32 tentativi tirando, e cercare di fare gol, un gol più dell'altro, cercare di fare un calcio positivo, ecco, scendo 14 sopra la media. Naturalmente non è in possesso di mio anno migliore, quello appena passato, anche se abbiamo vinto Coppa Italia con Klose, con Lulic, naturalmente io non so se sarò formello, sono contento di augurare buon anno, personalmente, di tutti quanti buona fortuna. In pratica sono qui per augurare buon anno a tutti, è chiaro che ci vedremo in Cassazione o da qualche altra parte per difendere i nostri diritti. Io sono una persona onesta, l'ho sempre dimostrato e anche in questo caso sono qui per fare gli auguri di buon anno e che domani sia il vostro tempo migliore.